Io sono scioccato, non so proprio cosa dire. Siamo qui con il post partita di Napoli-Juventus, partita tragica, finita 1-2, ricca, densa di episodi. Io sottolineo che sono un tifoso interista, quindi diciamo che tifavo Napoli anche se lo scudetto era, diciamo, chiuso. Manca ormai solo la matematica con anche questa vittoria, ma la Juve veramente ha giocato male. Ha giocato veramente male, come ha giocato contro l'Atletico e come ha giocato contro il Bologna. Giocando male, perché anche contro il Bologna ha avuto delle occasioni, soprattutto nel primo tempo, il Napoli nel secondo tempo, ma ha giocato veramente male, soprattutto nel secondo tempo, quando ha fatto catenaccio e si è visto Ronaldo che se l'ha presa anche con Allegri, che Allegri diceva di restare indietro, mentre Ronaldo diceva di andare avanti. Ronaldo sarà uno dei più forti al mondo proprio anche per questo, perché lui ce ne capisce di calcio. E sa che deve attaccare perché il 2-1 non lo puoi tenere fino al 90esimo perché rischi il 2-2. Infatti c'è stato anche il rigore di Insigne di cui poi parleremo. Però tu lo devi fare il 3-3-1 perché prova a giocare così contro l'Atletico. Te ne vai a casa di sicuro. Se giochi così contro l'Atletico, se pur giocando in casa, le prendi e te ne vai a casa. Te ne vai a casa. E questo i tifosi juventini lo sanno bene. Perché se giocate così contro l'Atletico, le prendete a prescindere. Comunque la Juve è stata fortunata, è stata decisamente fortunata in questa partita. Certamente, perché il primo gol nasce su un fallo con l'espulsione di Meret. Tra l'altro andate sempre nel mio canale a vedere il video, ho postato un video sull'intervento di Meret, perché non lo tocca. C'è l'intervento scomposto di Meret, c'è, però Ronaldo salta prima. Secondo me, poi quando vede che il pallone gli sfugge, si lascia cadere a terra. Però non c'è. Il rigore non c'era. Cioè, il fallo non c'era perché non lo tocca. Cioè, se Ronaldo avesse continuato la corsa e avrebbe toccato Meret, allora lì ci stava l'espulsione. Ma il problema è che le gambe di Meret non toccano le gambe di Ronaldo. E questo è il problema. Poi c'è l'espulsione. C'è il gol di Pjanic, tra cui sottolineo, l'arbitro non è andato a vederlo al VAR. Ma sì, dai, non andarlo a vederlo al VAR. Non andarlo a vederlo al VAR. Andiamo avanti. Anche al secondo gol della Juve. Autogol, chi lo sa. Fatto sta che Hrmelčan colpisce di testa. Però, secondo me, la palla poteva anche uscire. Poi deviazione netta che manda la palla in porta. Non so se la palla sarebbe entrata o uscita lo stesso. Comunque un primo tempo dove la Juve non aveva giocato bene, non aveva per niente giocato bene, perché ricordiamo l'occasione di Zielinski che sfiora il palo con l'errore clamoroso di Bonucci che non riesce a controllarla e la Juve non crea grandi occasioni e crea veramente poco. Secondo tempo, catenaccio, quello che sa fare la Juve, catenaccio, mentre Ronaldo che ne capisce di calcio diceva attacchiamo, facciamo il terzo, che la chiudiamo, no, la Juve pensa a fare catenaccio, hanno subito un assedio del Napoli, avevano superato poche volte la metà campo, un assedio, due pali, tanto per mettere sfortuna, due pali. C'è l'espulsione di Pjanic che mette le squadre 10 contro 10. Pjanic ha un antisportivo peggio di Chiesa. A mio parere Pjanic è sempre lì che va a lamentarsi, sempre lì che protesta. Poi fa anche falli cattivi, falli proprio che ti verrebbe voglia, i cosiddetti falli tattici che la squadra avversaria non sopporta perché ti interrompono la ripartenza. Il rosso era indiscutibile, netto, doppia ammonizione. Però Pjanic è un antisportivo che io lo odio, io lo odio. Quindi 10 contro 10, arriva il gol di Caglione, che comunque è in un buon momento questo girone di ritorno. Sta giocando veramente bene Caglione su assist di Insigne e la partita va avanti. C'è questo assedio del Napoli, la Juve non si può vedere. Provate a giocare così contro l'Atletico e le prendete e ve ne andate a casa. A casa ve ne andate. C'è il rigore di Insigne che secondo me non c'era perché tocca prima il petto e poi il braccio, anche se pur è un tocconetto. Non c'era, fatto sta che però Insigne, anche te c'hai un'occasione, me la sbagli, c'avevi l'occasione.
l'occasione per fare 2-2 e me la sbagli. Anche in questo caso la Juve è sfortunata perché va a prendere palo, che sarebbe il secondo palo. Quindi, cioè, devo dire che la Juve è molto fortunata, ma è sempre così. Giocano male, ma portano a casa la vittoria. Poi, però, quando vanno in Europa fanno le figuracce. È così. È così, soprattutto in quest'ultimo periodo è così. Quindi, la Juve che vince 2-1, poi si reclamava un doppio giallo a Koulibaly, anche se Dybala ha un po' esagerato quando è caduto a terra. Cioè, diciamo che sono scioccato perché non so cosa dire, perché se non ci fosse stato rigore me la sarei presa contro la Juve, avrei detto ladri, ladri, però anche il rigore che è andato al Napoli non c'era così tanto. Cioè, quindi, a parte tutto è iniziato dall'espulsione di Meret, che poi hanno dovuto togliere Milik. Hanno dovuto togliere Milik, quindi l'attaccante, la punta vera, l'hanno dovuta togliere. E quindi questo era già uno svantaggio. Poi io dico che non l'ha toccato, non c'è stato contatto tra.